Oggi è uno di quei giorni in cui è bello fare soldi, però è troppo. Abbiamo tre eventi, con due forni diversi, uno dopo l'altro, nella stessa zona, però carica, scarica, metti, fai. Sofia oggi si è dimenticata le tovaglie per pulire il grembiule, eccetera, quindi ora sto tornando a casa di corsa a prendere le cose perché siamo umani e ci dimentichiamo le cose che dobbiamo fare. Ma va bene così. E vi porterò con me in questa fantastica giornata dove vi faccio vedere com'è facile fare soldi. Facile, nel senso quando fai le cose belle è bello, però la gente che non si muove, andiamo ragazzi! Oggi siamo qua. Questo ship ce l'ho fatto io. Oggi abbiamo un altro forno, perché questo è molto più facile da portare in giro. Forno acceso. Stiamo facendo le monoporzioni perché sta gente si mette paura di tutto, giusto? Sei felice? No. Sei stanca? Ieri siamo andati a dormire a mezzanotte, anzi alle 2 del mattino. Ci siamo dovuti svegliare alle 10, abbiamo 3 eventi, domani ne abbiamo 2 e Sofia è piena di soldi, si compra la Tesla e va bene così. Dai, ci sentiamo più tardi. Guarda qua che bello, mamma mia, ma sei proprio un event planner. Ma sorridi, cazzo! Un panorama a quello che ci circonda. C'è gente che sta vendendo qua nella sua casa. Vende cose, non so cosa vende. La nostra casetta è quella. Dopo vi faccio vedere dentro quando iniziano a venire. Non so oggi che facciamo, sinceramente. Sofia, questo che è un matrimonio, una graduation, che è? Graduation, come quella di ieri che avete visto là nello scorso video, però questa è un po' più spartana. Quella ieri era proprio figa, proprio figa, figa, figa. Per farvi vedere come ci siamo ridotti, io tengo la ginocchiera, tengo il coso per qua, poi addosso tengo una cosa nera che mi mantiene la veste e aspettiamo che la gente arriva. Stiamo cucinando le pizze, guardate, già ne abbiamo fatte 30. Le persone sono arrivate, mangiano. Sofia fornaria, Sofia fa tutto, perciò è così felice. La vedete la felicità nei suoi occhi? Gira la pizza che si brucia, vai. Sofia, denna, degona Harry. Sì, le persone ti guardano e dicono: oh, wow, una pizzaiola, wow, mamma mia, sei così brava. Fai tutto, gira le pizze, cucini le pizze, wow. Stavi sugli alberi di banane in Venezuela. Ti ho salvato. Sei venuto con la nave, ti ho salvato. No? Ecco le pizze con il peperone, margherita, taglia, taglia, taglia. Wow. Secondo evento, primo evento finito, abbiamo fatto il cambio, lasciamo il forno piccolo, prendiamo, dove sta? La pecar, dobbiamo correre, scappare. Corriamo, scappiamo. Chi è che mi chiama? Oddio, oddio. Il traffico non è nostro amico, dobbiamo iniziare tra un'ora, dobbiamo scaricare, preparare un sacco di cose. Traffico, help us, help us. Siamo arrivati. Oh no, you're good. Siamo arrivati a destinazione. Ma dobbiamo far scendere l'ape. Lì, giù. Yep. Questo evento è un po' più un cacamento di cazzo perché quando tu lavori in città non c'è spazio per parcheggiare, per girarsi, eccetera. Pure per esempio per scendere l'ape là sotto è difficile, cacchio, è proprio difficile. Però, come dire, ogni giorno ci impariamo cose nuove. Mo' tipo ho dovuto parcheggiare
un paio di strade sotto, perché guardate qua i parcheggi. Poi considerate a me che tengo il trailer. Sono stanco. Questo è il secondo evento. Domani, poi dopo ce n'è un altro. E domani ce ne abbiamo due. E poi lunedì non voglio proprio sentir parlare di pizza, ma non avete proprio idea. Comunque sono venuti questi qua a fare i coni del gelato qua. Comunque questo è il compleanno di un bambino di 2 anni. Cioè questi hanno speso soldi. Eccoci qua. Eccoci qua. Ora dobbiamo preparare tutto perché tra mezz'ora dobbiamo servire. Siamo in nettamente ritardo. Yeah. Eccoci qua al nostro secondo evento. Tutto nostro. Ora facciamo le pizze. Macarons, brownie, insalate. Ci hanno lasciato soli, ragazzi. Siamo solo noi con il cibo. La gente giù che festeggia. E noi poveri disperati. La faccia della disperazione. Oh! Wow, Margherita. Wow, ma che stiamo a Napoli. Wow, guardate, guardate. Pa, 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 pa. Devo fare un'altra. Guardate che bello. Che bellezza. E anche questa è finita. Cioè, questo è il secondo. Ora dobbiamo farci il terzo. E poi ci dobbiamo fare quella salita. Ok. Ragazzi, siamo in macchina. Abbiamo l'ape dietro. Mo andiamo a cambiare per l'altro forno. Poi abbiamo un altro evento alle 7:30. Arriviamo là, secondo me, per le 7. Il forno già è caldo perché l'abbiamo utilizzato stamattina. E wow. Che ne pensi, Sofia? Che ne pensi? Come stai? Sono morta. Sono morta. C'è sempre. Ma dove cazzo andate tutti? Dove andate? Fatto. Ci lasciamo alle spalle la petta. Abbiamo preso l'altro forno. Giriamo, giriamo, giriamo. Eccola là. Forno attaccato dietro. Terzo evento del giorno, ragazzi. A cazzo duro. Sputo dappertutto. Evento numero 3, ragazzi. Eccoci qua. Abbiamo parcheggiato laggiù. Dobbiamo andare a vedere un attimo come entrare, se di retromarcia o diritti. Party this way. Guarda che case enormi. Praticamente con me scoprite le case in America. Ecco quello che dovete fare con me. Voi scoprite le case in America. Le mansioni. Sofia, dove ci parcheggiamo? E allora entro di culo? Ah, perché ce la porta qua. Perfetto, entro di culo. Ciao, me ne vado. Ma che casa enorme. Vediamo, vediamo dove dobbiamo parcheggiare, ragazzi. Vediamo. Vediamo se sta cessa esce. Cioè, questa è una casa. Cioè, guardate il parcheggio solo della casa. Più tutto quello che c'è dietro. Cioè, un mega, mega villone. E qua siamo ad Atlanta, ragazzi. Cioè, la mia casa è grande quanto lo spazio verde là. Oppure questo parcheggio. Sì. Così è grande la mia casa. Vabbè, io mi vado a sistemare. Ciao. Prima siamo entrati in un'altra casa, che non è questa. Però questa è ancora più grande dell'altra. Cioè, voglio far vedere un pochettino. Questo non è un giardino, questa è una foresta. La foresta dell'Amazzonia. Cioè, guardate. Senza che mi faccio vedere, che è troppo scontato. Wow. Più la parte della casa,
è enorme. Ok, andiamo a fare le pizze. Ce l'abbiamo fatta giusto in tempo. Le pizze sono uscite alle 7:29. Il nostro evento inizia alle 7:30. Ragazzi, congratulazioni a Sofia che in 7 ore abbiamo fatto 3 eventi. 3. Il più difficile sarà quello con l'apecar, perché l'ape la devi caricare, scaricare, spingere, fare. Questo forno è molto più semplice. Questo lo attacchi e via. Ma l'apecar è un macello. Comunque, ritornando a questa fantastica casa che... non lo so. Vi piace? È bella? Il forno è acceso? Gente, venite a mangiare, dai, che tra un'ora me ne vado a casa. Ragazzi, abbiamo finito. Ora vi faccio vedere l'ingresso, ovvero l'uscita. Sofia, gira la telecamera. Faccio vedere dove siamo arrivati, praticamente, se non butto niente per l'aria. Cioè, questa non è una casa. Questo è un condominio. È un condominio. Guarda, guarda, fai vedere, fai vedere. Mazza. E noi qua, poveri. E comunisti. C'è già per arrivare qua. Cioè, mi hai capito? Per arrivare qua. Mannaggia allora, mannaggia. Vai, siamo pronti. Ciao ragazzi, buonanotte, è stato un piacere. Domani abbiamo due eventi. Lunedì pesci in mano, non si fa niente. No. Avete presente come nelle pompe di benzina non si possa fumare? Beh, io ci porto un forno a legna. Perché io voglio rischiare la mia vita e anche quella degli altri e di tutti.